Una nuova sede per il sindacato pensionati della CGIL di Capannori. È stata inaugurata questa mattina la struttura di Via del Popolo 16, alla presenza del segretario generale Roberto Cortopassi e dei vertici della Camera del Lavoro locale e regionale, Rossano Rossi e Alessio Gramolati. A portare un saluto anche il sindaco di Capannori, Luca Menesini. Spazi ampi e accoglienti che serviranno da punto di riferimento per i servizi ai pensionati di Capannori e Porcari, per un bacino di circa 25.000 abitanti. Abbiamo Capannori, poi si pensa anche a Porcari e Monte Carlo, una popolazione abbastanza consistente e che ha bisogno ogni giorno di più di avere risposte a quello che sta succedendo intorno. Noi vogliamo dare le risposte a tutti i pensionati, vogliamo che vengano qui da noi a chiedersi qualsiasi cosa. Abbiamo un esempio, noi una volta di uno che gli avevano fatto una multa perché vendeva le arzelle senza permesso. Anche a quello abbiamo dovuto dare una risposta. Quindi il nostro compito principale è dare risposte a quelli che vengono da noi. Momenti di commozione durante la cerimonia per la scopertura della targa dedicata a Massimo Matteoni, sindacalista capannorese scomparso poco più di un anno fa. È stata proprio la madre a tagliare il nastro della nuova sede sindacale, ulteriore omaggio alla memoria del figlio. Nella nuova sede è prevista anche la presenza del patronato Inca CGL, dove tutti potranno trovare risposte per le pratiche di pensione, reversibilità, invalidità civile, assegni al nucleo familiare e disoccupazione.